Le elezioni in Brasile. Bolsonaro sembrava spacciato, invece se la giocherà con Lula al ballottaggio. Sì, questo pancia del paese sottolinea un ottimo punto. Si pensava che Bolsonaro dovesse ottenere circa il 38% dei voti, invece ne ha ottenuti più del 40%, sembra 43% se non ricordo male. Quindi Lula è comunque ancora in netto vantaggio e quasi sicuramente vincerà le elezioni. Però Bolsonaro ha molto recuperato rispetto ai sondaggi, il che significa che comunque una gran parte della popolazione brasiliana sostiene questo presidente. Lo scarto dei voti è di circa 5-6 milioni di elettori, che per un paese come il Brasile non è tanto, è un paese popoloso. Diciamo che le conseguenze che ci potranno essere per la vittoria di Lula, che comunque io reputo scontata, saranno sicuramente importanti in ambito delle relazioni internazionali con altri attori come gli Stati Uniti, ma anche come la Russia, perché ai tempi di già, voglio dire, già la situazione con Bolsonaro era ottimale, se vogliamo, ai tempi di Trump, poi ovviamente è andata a peggiorare con Biden, però Lula è sempre stato profondamente scettico nei confronti delle amministrazioni americane in genere, sia repubblicane che democratiche, quindi si potrebbe avere un allineamento maggiore del Brasile con forze che magari, ecco, mettono in discussione l'egemonia americana, tra cui la Russia e la Cina. Quindi potrebbe riaprirsi un forte asse tra questi paesi, anche perché in fondo appartengono tutti a quel gruppo di paesi noto come BRICS, a cui si aggiunge anche l'India e il Sudafrica, e che sono dei paesi che vogliono offrire un modello alternativo rispetto, diciamo, all'Occidente, in qualche modo.